Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Belgrand Channel. Allora, oggi parleremo di PlayStation 3 vs PlayStation 4 contro il PC. Allora, innanzitutto non sono qui a criticare né l'uno né l'altro, ma quindi vedremo un po' le differenze tra queste piattaforme di gioco. Allora, innanzitutto partiamo dal PC. Il PC iniziamo subito con lo specificare che la sua grafica in confronto alle console può essere gestita ed è variabile, nel senso che ci sono varie categorie che adesso vedremo a momenti, ma non solo, la risoluzione può essere variabile, quindi non è detto che quando vedete o insomma uno gioco su PC giochi sempre in HD o in Full HD o in altre risoluzioni. Come potete vedere, ho scelto come gioco Battlefield 4, perché questo gioco offre una buona grafica e quindi è molto facile da confrontare tra queste diverse piattaforme, in più è molto conosciuto. Partiamo con l'analizzare l'aspetto grafico del PC, che sicuramente su Battlefield 4 in qualità ultra è in grado decisamente di competere e anche superare la qualità delle console, dal momento che ogni PC è personalizzabile, ogni PC quindi diverso dall'altro, e ognuno può scegliere i componenti, quindi c'è chi si può accontentare anche di componenti un attimo meno potenti, e quindi giocare medio-basso, o altri che comprano PC anche più costosi, che quindi possono permettersi di superare anche le prestazioni di una console da gioco. Ed ecco qui le varie classi grafiche su Battlefield 4. Ovviamente adesso questo video è stato registrato in HD a 30 frame al secondo, quindi magari certi dettagli vi sfuggiranno, non essendo stato registrato in Full HD con più fotogrammi, e mi scuso se a volte potrebbe anche laggare un attimo nel punto in cui la qualità è ad ultra, dato che registrare e giocare sul mio PC arriva al limite e fa un attimo fatica. Ed ecco qui abbiamo un confronto tra ba basso ed ultra, velocità dimezzata, quindi siamo al 50%. Non si notano grandissime differenze, anche se osservate bene, diversa l'illuminazione, ad esempio, sull'arma e sulla mano, e la quantità di pulviscolo nell'aria, e anche la qualità del cielo e delle riflessioni. Comunque, secondo me, la maggior parte delle differenze si vede avvicinandosi a un muro o guardando attentamente un dettaglio, dove si possono vedere, ad esempio, la texture leggermente sgranata in basso e magari completamente nitida ad ultra, oppure osservando magari le strade in controluce, si può notare una differenza della riflessione sull'asfalto e via dicendo. Bene, adesso vediamo ancora qualche scena dove si mette a confronto basso, ultra, medio e alto, ma volevo un attimo concludere questa prima parte sul PC dicendo che comunque secondo me il PC offre una migliore esperienza di gioco e secondo me un computer comunque è sempre fondamentale. E quindi non vedo il motivo perché dovrei spendere un po' di soldi per comprarmi un PC medio, un po' di soldi per comprarmi una console, in modo che alla fine tra abbonamenti della console, visto che costano più per la console, per il PC e una cosa o un'altra, vado a spendere la stessa somma che avrei speso comprando un PC più potente. Comunque, ragazzi, ripeto, adesso vedremo un attimo anche le console e quindi ribadisco che vi consiglio il PC se comunque siete anche amanti dell'informatica, perché anche a me capita molte volte, non è sempre detto che sul PC parta subito tutto, ci possono essere ogni tanto dei bug, dei problemi con il driver, con il software, qualche cosa che non carica, qualcosa che non va, un aggiornamento che non si fa inspiegabilmente. E quindi ci possono essere più problemi rispetto magari all'immediatezza del sistema di una console. Anche se continuo a ripetere, secondo me il PC è più avanti in confronto alle console, ha una grafica migliore,
se si usa bene, se si sistema bene, supera di gran lunga, anche si può giocare anche 60, 70, 80 fotogrammi al secondo, anche se magari lo schermo vi arriva a una frequenza inferiore, quindi dovete un attimo anche guardare lo schermo. E quindi nella possibilità di scelta io sceglierei un PC perché veramente rispetto alle console mi sembra la scelta migliore. Mi sono dimenticato di dire anche un ultimo importante punto di forza sul PC, che è la compatibilità e la possibilità di aggiornare i componenti. Come voi sapete, all'interno di un PC, soprattutto se fisso, è facilissimo cambiare un componente. Voi comprate soltanto un pezzo e lo sostituite, e quindi sicuramente spendete meno che comprare la console di nuova generazione al posto che tenervi la vecchia, perché non vi potete smontare la console e cambiarci dentro i pezzi. Quindi questo è un punto di forza del PC. E in più la compatibilità, perché su console un gioco che funziona su magari Xbox 360 ed è in esclusiva per Xbox 360, quindi non c'è né per la One né per la PlayStation 3 o la PlayStation 4. Voi ve lo potete tenere soltanto per la 360. Se vi comprate la One o la PlayStation 4, ad esempio, vi siete costretti a tenere sia l'Xbox 360 sia la PlayStation 4 per giocare sui giochi nuovi con la PlayStation 4 e sui giochi vecchi sulla Xbox 360. Invece, anche nel caso di aggiornamenti del PC, quindi magari cambiate il PC, cambiate il sistema operativo, ne comprate uno nuovo. Io ad esempio qui ho Windows 7, ma funziona benissimo anche Battlefield 2, uscito nel 2005, con versione ufficiale, mi sembra, su Windows XP. Quindi non ho bisogno di tenermi qui un altro computer con su Windows XP, tengo tutto su uno e funziona lo stesso. Magari non è sempre possibile, magari c'è bisogno di aggiornare il gioco. Comunque, che c'è una maggior compatibilità, il PC ha una maggior versatilità anche, si possono cambiare i componenti all'interno. E passiamo ora alle console. E già da questa prima scena possiamo vedere l'impegno che Sony ha messo nella creazione della sua nuova console, la PlayStation 4. Comunque, dato che io non posseggo né la PlayStation 4 né la PlayStation 3, allora diciamo che ho fatto un riassunto di qualche video che ho visto su internet e vi ho messo qui delle veloci immagini dei video. Comunque in descrizione vi ho lasciato tutti i link in modo che potete visitare anche i canali da cui sono stati tratti questi video e magari anche vedere la versione completa e mettergli anche mi piace perché comunque sono stati fatti veramente con grande cura e accuratezza e sì, anche grande cura e accuratezza. Sono stati fatti molto bene, quindi vale la pena vedere anche le versioni complete. Qui abbiamo PlayStation 3 vs PlayStation 4, possiamo vedere delle grandissime differenze grafiche se fate molta attenzione, soprattutto adesso qui nel multiplayer più che nella campagna vedremo veramente, io quando ho visto questa scena per la prima volta mi sono detto, mamma mia, è decisamente meglio la PlayStation 4, anche se devo dire che se voi avete la PlayStation 3, vi volete tenere la PlayStation 3, avete anche, diciamo, le vostre ragioni e va benissimo lo stesso perché la grafica di Battlefield è sempre la grafica di Battlefield, anche se si vede soprattutto anche l'impegno dell'adattare il gioco. Se possiamo vedere, sono stati eliminati anche alcuni elementi, quindi sono state adattate anche le mappe, quindi si vede anche un impegno, diciamo, soprattutto una grande attenzione. E devo dire che la qualità di Battlefield 4 non si smentisce né su PlayStation 3 né su PlayStation 4 e rimane sempre un grandissimo gioco. Adesso vediamo un attimo PlayStation 4 con il PC. Per il momento non c'è praticamente alcuna differenza se non in piccolissimi casi che possono essere ad esempio illuminazioni o leggerissime differenze tra texture o esplosioni come in questo caso. Comunque di differenze a questo livello non ce ne sono, siccome che la PlayStation 4 comunque appena uscita è uscita
Diciamo che se non riesce a fare andare bene Battlefield 4, allora si è messi male, visto che è appena uscita. E infatti Battlefield 4 su PlayStation 4, la console di nuova generazione, promette molto bene e ha la stessa qualità che sul PC. In questa scena adesso, ecco, possiamo vedere inquadrato il volto di Puck, sì, e possiamo vedere una leggera, veramente leggerissima differenziazione nelle texture della faccia, dove vediamo che le texture facciali sono leggermente meglio sul PC. Anche in questa scena possiamo vedere una, diciamo, in questa scena in cui cadono anche i pezzi, e se osservate attentamente potrete vedere una leggera differenza nelle texture sul muro, dove sul PC mi sono sembrate, ma veramente una cosa leggermente più nitide, ma sono praticamente identici. Io vi consiglio di andare a vedere i video originali, che tra l'altro sono in full HD, invece questo è caricato in HD, quindi magari alcune differenze che adesso ho menzionato non si vedono molto bene nella qualità in cui l'ho caricato io. E concludo dicendo che anche se non si vedono molte differenze ora con Battlefield 4, io penso sinceramente che si vedranno maggiori differenze su magari Battlefield 5 e i prossimi giochi che usciranno, dove vedranno magari, si vedranno un attimo di più tirati sulla PlayStation 4 e magari leggermente avvantaggiati sul PC, visto che è in continua evoluzione in confronto alla PlayStation 4, che ha un tot di anni di uscita. Quindi posso dirvi che sicuramente la console è più semplice da usare, molti preferiscono anche il controller, io sinceramente trovo che la tastiera e il mouse siano più precisi, poi questa è una cosa soggettiva, io lo ripeto, e se volete il mio consiglio, io investirei sempre i soldi in un PC, anche se avete all'inizio una spesa maggiore. Spero che questo video vi sia piaciuto, e quindi mettetemi tanti pollici nel naso, lasciate molti commenti e ci vediamo qui sul canale con un prossimo video. E io sarei comunque felice se qualcuno anche della mia classe si decidesse a giocare un po' su PC. Io non dico direttamente ovviamente a Battlefield 4, non voglio impegnare nessuno, ma cavolo, anche Battlefield Play for Free, far la fatica di scaricarselo. Se è un gioco per il PC, nessuno mai mi ascolta. E quindi io non dico che non ho nessuno con cui giocare, ma nessuno che conosco della mia classe con cui volevo fare dei video anche sul canale. Quindi io spero veramente che qualcuno qua inizi a giocare anche sul PC. E ciao a tutti ragazzi, vi aspetto numeroso anche in prossimi video. Continuate a seguirci e vi saluto qui. Ciao a tutti.